molto giovane, molto appassionato e che ha sofferto le pene del diavolo. Sì, è stata una partita tiratissima, due pari, vuol dire che gli equilibri in campo sono equilibrati, appunto. Ro ha giocato benissimo, ha buttato la partita sul piano tattico e hanno tanti ragazzi con tanta tecnica, quindi hanno vinto perché sono stati più bravi. Da quanto tempo lavori con questi ragazzi? Con questo gruppo è da un anno, perché vabbè, sono acqua golo, sono ragazzini piccoli, alcuni di loro sono 2 o 3 anni, infatti è stato un dispiacere perdere così ai rigori, però vabbè, è giusto anche così, insomma. Sui rigori abbiamo apprezzato, oltre che in tutta la partita, le qualità dei portieri. Alcuni, i vostri portieri sono veramente bravi. Sì, io ho avuto una fortuna immensa a trovare Matteo Negri, che è un talento naturale, non allenato, fa tutto da solo e è una grande fortuna per un allenatore perché ti sgrava di un po' di lavoro. Introducimi un tuo giocatore che potrei intervistare. Allora, io ho pensato a Diego anche perché ha vinto la classifica cannonieri e quindi mi sembra giusto riconoscerglielo. Me lo vuoi chiamare, per favore? Eccolo qua, molto bene. Era già pronto, allora lo sapevi che ti avrei intervistato. Allora, com'è andata la partita? Ma bene. Ti prego di tenere la voce alta, altrimenti la registrazione viene male. Bene, per me è andata bene, anche se non abbiamo vinto, ci siamo impegnati e... Ti sta piacendo la pallanuoto? Sì, molto. Pensi di continuare? Sì, sì, certo. E dove vorresti arrivare? A livelli più alti di questo. Ma già questo non è male. Sì. Sei arrivato in finale? Lo so. Però purtroppo è perso. Il rigore com'è andato? Rigore ho sbagliato. Accidenti, come mai? Non so. Hai sbagliato mira? Hai sbagliato mira? Probabilmente. Bisogna allenarsi anche su quello, le partite si vincono anche ai rigori, Certo. Mi raccomando. Ciao, grazie.